L'aula numero 1 del Tribunale di Pescara torna ad ospitare l'udienza riguardante la tragedia di Rigopiano, dove persero la vita 29 persone. Davanti al GUP Gianluca Sarandrea. Primo punto all'ordine del giorno, la riunificazione di due filoni, quello sulla strage dell'hotel Rigopiano e quella sul presunto depistaggio, dove l'ufficio del pubblico ministero, nella persona del procuratore capo Massimiliano Serpi, insiste per la non riunione, che comporterebbe allungamento dei tempi. Su questo si è espresso Gianluigi Tucci, difensore di Giulia Pontandolfo. Quanto accaduto oggi in aula è relativamente al processo che ci riguarda, cioè quello sul depistaggio, è la dimostrazione, l'ennesima riprova, se vogliamo, che se i due processi marceranno riuniti, subiranno un inevitabile ritardo. Quanto accaduto oggi è ancora la riprova della correttezza processuale di quanto oggi dichiarato in aula dal procuratore capo, il dottor Serpi. Il processo cosiddetto madre, il disastro colposo, l'omicidio plurimo colposo di Rigopiano, necessiterà di un'istruttoria completamente diversa dal processo relativo al depistaggio, che è un processo a titolo di dolo specifico. Di là parliamo di un processo a titolo di colpa, per quanto gravissima sia, ma colpa. Noi dobbiamo invece seguire un'istruttoria che vada a dimostrare o no l'esistenza del dolo specifico da parte degli imputati nel commettere il reato che la Procura ritiene essere stato commesso. Sempre nella mattinata sono state accolte le costituzioni di parte civile, che saranno necessarie a definire la posizione delle parti civili costituite, sia nel corso dell'udienza del 17 ottobre scorso, sia quelle in data odierna, inviate al PM e difensore imputati per formulare le rispettive deduzioni. Per quanto riguarda invece il filone del depistaggio, c'è stato l'ennesimo rinvio, al 13 dicembre ore 9:30, per dare opportunità alla difesa di consultare le richieste di costituzione di parte civile.